Dal 18 al 22 aprile si è svolto presso il convento di San Salvatore, nell'Auditorium Immacolata, il 42esimo corso di aggiornamento biblico-teologico organizzato dallo Studium Biblicum Franciscano di Gerusalemme. Più di 160 iscritti per approfondire il tema del 2017, i Salmi, preghiera di Israele e della Chiesa. A richiesta generale dei partecipanti ci siamo concentrati su un libro biblico che è molto familiare a tutti noi, cioè il libro dei Salmi. Abbiamo cercato, per quanto è possibile fare in 3 giorni e in 9 lezioni, di dare un approccio completo, per quanto possibile, cioè dal primo all'ultimo Salmo. Il mio amore per i Salmi nasce innanzitutto dal contatto che abbiamo quotidianamente come religiosi con questi testi dell'Antico Testamento, che fanno parte del nostro modo di relazionarci con Dio. I Salmi sono parola dell'uomo rivolta a Dio e sono allo stesso tempo parola di Dio rivolta all'uomo, perché fanno parte della Bibbia, quindi sono rivelazione di Dio. Allora è molto importante che nella nostra vita personale di preghiera noi ci rendiamo conto che stiamo pregando con una parola che Dio stesso ci ha consegnato per rivolgerci a Lui. Il corso si è svolto in 4 giornate con un totale di 9 conferenze. Il Salterio come libro della vita, che accompagna tutta la nostra esistenza. Inoltre anche la figura della donna è contemplata nei Salmi. Sono certamente contemplate in questa preghiera e sicuramente possiamo dire in sintesi che la donna nei Salmi e nella vita è il simbolo, e nella scrittura in genere è il simbolo della vita. E allora auguriamo a tutte le donne che ci stanno ascoltando veramente di essere sempre questo grande segno, di adempiere la loro missione di evangelizzatrici, di testimoni della vita e soprattutto di quell'accoglienza grandissima che è il modo migliore per esprimere l'amore di Dio. I Salmi ci invitano alla conversione, si presentano come testimoni della messianicità di Gesù. Bisogna tenere presente che i Salmi sono stati la preghiera di Gesù. Gesù ha pregato i Salmi e nei momenti di difficoltà, nei momenti anche di gioia, Gesù ha fatto propri i sentimenti che questi Salmi trasmettono. Inoltre Gesù li ha pregati proprio per ritrovare in questi Salmi il senso della sua missione, quale fosse la volontà di Dio, che cosa Dio desiderasse da Lui. Nel programma del corso di aggiornamento, il pomeriggio è dedicato alle escursioni. Questa edizione andremo proprio a visitare i luoghi attorno e all'interno di Gerusalemme dove sono fioriti e sono stati pregati i salmi delle ascensioni, i salmi di fiducia, i salmi di Davide, e così cerchiamo di vivere l'esperienza. Poi come tradizione il venerdì andiamo a visitare i luoghi fuori la città e quindi una giornata intera di escursioni che quest'anno facciamo al Negev. Sono stati messi a tema i salmi imprecatori nel contesto biblico e ad uso liturgico, il salmo 22 nel quarto Vangelo e nel brano della Passione Giovannea e il salmo apocrifo 151 nella tradizione antica. Il tema dei salmi è un tema che io non lo conosco, che a sentire i sacerdoti che parlano sopra questo e questo, ho capito che è proprio per noi, per ogni persona. Avere la possibilità di avere questo aggiornamento biblico e teologico sui Salmi è un arricchimento importante. Io accompagno anche gruppi normalmente di pellegrini in Terra Santa e quindi diciamo che la passione unisce sia l'aggiornamento spirituale e personale alla ricchezza di poter comunque anche portare poi ai pellegrini, alle persone che accompagno, quello che in questi giorni stiamo ascoltando. Prima di tutto una grazia di Dio, è molto ricco, specialmente i Salmi. Si può dire, per noi i Salmi sono la parola di Dio, che ogni giorno che li mangiamo, ma anche li mastichiamo nella nostra vita, in una ricchezza molto profonda.